Tra i primi animali acquatici che impariamo a riconoscere da bambini ci sono le stelle marine. Esse a prima impressione potrebbero sembrare inanimate, ma in realtà, come tutti gli altri animali, si muovono, mangiano e si riproducono, e in questo video capiremo come. Vengono chiamate anche asteroidi e sono caratterizzate dall'avere una simmetria raggiata, in cui 5 o più braccia completamente uguali tra loro sono disposte concentricamente intorno ad un asse centrale. Non vanno però confuse con le stelle serpentine, note come ofiuroidi, che hanno braccia più strette e allungate, distinte dal corpo centrale, mentre le stelle marine hanno le braccia più tozze e in continuità con il centro. Sono invertebrati e appartengono al gruppo degli echinodermi, come i ricci o i cetrioli di mare, poiché il loro corpo è protetto da una teca, composta da tante piastre di natura calcarea. Queste piastre non sono saldate tra loro e in tal modo l'animale ha la possibilità di flettere il corpo. Il lato inferiore, rivolto verso il basso, è quello orale, cioè il lato in cui è presente la bocca, mentre quello rivolto verso l'alto è il lato aborale, in cui sono presenti l'ano e la madre porite, ovvero una valvola ricoperta di pori, da cui vengono regolati l'ingresso e l'uscita dell'acqua per il mantenimento della struttura corporea. Esse infatti non hanno un sistema circolatorio dotato di sangue, ma fanno affidamento ad un apparato acquifero. Questo parte dal celoma, ovvero una cavità centrale ricca d'acqua, e da lì partono dei canali che percorrono e rorano le braccia. Di conseguenza, se si toglie una stella marina dall'acqua, anche se per poco tempo, si rischia di ucciderla, poiché si creano delle bolle d'aria al suo interno. Questo sistema idraulico consente anche gli spostamenti che avvengono attraverso delle estensioni, chiamate pedicelli ambulacrali, e che fuoriescono dai solchi che si trovano sul lato inferiore. Essi terminano con una ventosa per aderire meglio al substrato e sono uniti ciascuno ad un'ampolla dotata di muscolatura che spinge l'acqua verso l'estremità del pedicello quando serve che questo si allunghi e viceversa la pompa in direzione opposta per farlo ritrarre. Le stelle marine non hanno un cervello centralizzato, quindi le loro azioni non sono calcolate, ma sono il risultato immediato degli stimoli che provengono dall'esterno. A guidarle sono il tatto e la vista. Infatti esse sono dotate di un occhio piccolissimo alla fine di ogni braccio, che gli permette di riconoscere l'ambiente circostante anche se non in maniera ben definita. Gli organi dei sensi sono poi collegati a fibre nervose che inviano i segnali alla rete nervosa che si trova nel rivestimento del celoma e che coordina i movimenti. Quindi, se un braccio percepisce una fonte di cibo nelle proprie vicinanze, diventa dominante e viene seguito verso quella direzione dalle altre braccia. Le stelle marine passano le loro giornate alla ricerca di cibo. La maggioranza di esse è carnivora e si nutre di prede poco mobili oppure sessili, cioè che sono ancorate al substrato. Si tratta quindi di invertebrati come i gasteropodi e i cirripedi, ma mangiano anche i ricci, alcuni crostacei e persino alcuni pesci. Le prede più piccole generalmente le ingoiano intere, mentre per quelle più grandi adottano una bizzarra strategia. Fanno uscire il loro stomaco dalla bocca rivoltandolo verso l'esterno e inglobando la preda, che viene quindi assimilata dagli enzimi digestivi. E infine, una volta completata la digestione, lo stomaco ritorna al suo posto. Questa pratica si rivela utile anche nei confronti dei bivalvi, che riescono a forzare grazie alla notevole forza e resistenza delle loro braccia, e dopo averli aperti, anche solo in minima parte, fanno entrare lo stomaco al loro interno e iniziano la digestione, che può durare anche qualche giorno. Nuove stelle marine sono in grado di svilupparsi in maniera completa partendo da una porzione del corpo genitoriale.
Infatti, se una parte del loro corpo viene rimossa o danneggiata, sono in grado di ricostruirla e possono addirittura ricostruire il loro intero corpo partendo da un solo braccio, purché con esso sia ancora presente almeno una parte del disco centrale. La maggior parte delle stelle marine si riproduce anche per via sessuata. Gli organi riproduttori si trovano all'interno, quindi è impossibile capire se si tratta di esemplari maschio o femmina. La fecondazione invece avviene all'esterno. Accade che simultaneamente, indotti da una temperatura del mare ottimale, gli esemplari di una stessa zona si sollevano sulle braccia ed emettono un liquido vischioso contenente i gameti. In seguito avviene la fecondazione e nel giro delle 24 ore successive l'embrione che si è formato avrà la forma di un fagiolo che si muove per mezzo di ciglia, mentre nei successivi 4 giorni cominceranno a vedersi le prime bozze delle braccia e infine dopo circa un mese avranno assunto la loro forma definitiva. Come avrete notato, di stelle marine ne esistono diverse. Sono infatti più di 2000 specie e sono racchiuse all'interno di 8 ordini. Esse, oltre ad avere dei predatori occasionali, sono spesso vittime di parassitosi e purtroppo sono anche vulnerabili agli inquinanti presenti nell'acqua, non essendo in grado di filtrarli. Spero che questo video vi sia piaciuto e, ringraziandovi per la visione, voglio invitarvi ad iscrivervi al canale per conoscere altri animali insieme a me. Vi mando un saluto e a presto!